Via! Abbiamo la nostra carissima Diana che sta spiegando le basi del partito. Le basi del pallavolo. I fagiani giocano! Sì, però non mi ha chiamato Paolo. Sì, me la sono legata lì. Dato che ha chiamato Ricky e non me, me la sono legata al libro. Però devo tifare. Però devo tifare comunque i fagiani, perché... Però cosa mangio io? Tacchino, non mi piace. Meglio i fagiani. Se glielo dici, sbaglia al 90% di solito. Peccato, 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 bella, 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 bravi ragazzi. Forza, fagiani. Oh oh. Peccato. Vicino alla rete per pallone. Difficoltà in quanto tappo più di lui. Meno male che sbaglia la battuta. Questo 5-5. Sì, pallone la prende. No, di nuovo Luca. Non vai a vuoto, Ricky, non vai a vuoto. Chi? Ricky. Siete guerrieri o sciampisti? Ottimo! Sta finendo la batteria anche di questo. Sì. Sì. Me lo registrate, sì. Peccato. Peccato. Ricky, sei troppo alto per ste palle. Tesoro, per l'ultimo set mi sa che mi servirà il tuo.
fantastico. Paolo! Paolo! Pensa che prima c'era gente che si lamentava. L'audio non si vede bene. Ragazzi, questa palla. Minchia. No, non commentiamo. Mi piace perché ti sento. Non commentiamo. Perfetto, la sportività ha chiamato a raccolta il mondo. Fagiani! Ma adesso che si è detto tutto. Perché tipo ogni tanto sto inquadrando il cielo? Sì! 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 No! Peccato! Nessuna pietà! Peccato! Povero, è stanco. Otto. No, alle 7 è iniziato fino alle 8 e 5 di 10. Hanno perso il pallone, ragazzi. Un po' di respiro per i nostri fagiani. Eccolo qua. Sì. Refano. No, Ricky, no! Ricky. No, ma ce la può fare. Ce la può fare, lo so, lo sento. No! Fagiani! Fagiani! Time out per la nostra squadra. Eccoci di nuovo. Riprenderemo dopo la pubblicità. Fagiani contro magliette arancioni. Salmone. Salmoni li chiameremo. Fagiani contro Salmoni. La flora combatte. Fauna. Fauna. Non mi interessa. O vuoi finire qua? O vuoi che dico? Ok. I salmoni attaccano. Presa. Oh oh. Sì. Sì. No! Che peccato!
Che peccato! Che peccato! Forza Fagiani! Sei tu che hai parlato sfiga, sappilo. Era fuori. Era fuori. Ragazzi, era fuori. Che sfiga. Che sfiga. Di poco, ma era fuori. Forza Fagiani! Non fatevi battere dai salmoni! Forza Fagiani! È la finale. No, non è il decisivo. Hanno già vinto uno loro. Però è meglio non andare al terzo. Secondo time out per i Fagiani. Torneremo dopo la pubblicità. Plim plim plam. Mi sono perso per un secondo i loro esultazioni. Come si dice? Tifo. No, non è il tifo, ma vabbè. Quel che è, quello fanno 1, 2, 3, Fagiani. Oh Cristo! Quanto è 19:13? Forza Fagiani! Non fatevi mettere sotto dai salmoni! Oh oh! No, era dentro. Purtroppo era dentro. No, ma è lei che ha parlato sfiga. Dal momento in cui ha detto, ma non è tutto che mandano al terzo set. Serek! Ecco chi conosco! Dai, finalmente Fagiani ha sbloccato la situazione. Giro gli occhi ma non giro la telecamera, questo è divertente. Lunga! Paolone, peccato, veramente peccato. So che ce la puoi fare, Paolone. Io credo in te, nel nome tuo, Paolone. Sono giù di morale. No, è giusto così. No, sono loro che esultano poco in realtà. Sì! Sì. 12:22. È possibile tutto! Voglio piangere! Quasi! Ecco.
Non ho capito un cazzo. Ma starò, sono contento per il fatto che l'ha preso. Perché ha dato il punto? Ok, nessuno sa perché ha dato il punto. Ai fagiani, ma i fagiani hanno preso un punto. Ah, i riflessi fregano. Croce! Sì! So che faccio riprese del cazzo, gentile pubblico, però... A 14 Paolone 10 ace 16 ace e un ace meno uno. E rimangono ancora 9. E che secondo me era fuori quella. L'ha presa, l'ha presa, l'ha presa, l'ha presa. È facile, facile. Peccato. Peccato, peccato, peccato. E ci rivediamo ai playoff. Ah, playoff, no, come si dice l'ultimo? Alla bella. Ta-ra-ra-ra-ta-ra!